Anticipazione un posta al sole. Trama puntate dal 17 al 21 settembre 2018. Vera compie un gesto estremo. Cosa accadrà nel corso dei prossimi appuntamenti in onda su Rai 3? Scopriamolo grazie alle nuove anticipazioni un posta al sole, pronte a catalizzare la nostra attenzione sulla trama delle puntate da lunedì 17 settembre a venerdì 21 settembre 2018. Valerio sente per Elena qualcosa di più di una semplice attrazione fisica, mentre Roberto si convincerà che Luigi Morace sia l'amante di Vera. Sempre più dipendente dal gioco, Otello chiederà un grosso favore a Filippo: restituirgli il denaro che gli aveva consegnato. Angela e Franco avvertiranno la mancanza di Giulia, mentre nel giorno dell'udienza di Elena contro Enriquez, quest'ultimo tenterà di intimidire la donna. Serena scoprirà che Filippo, stranamente, non indossa più il suo orologio di valore e diventerà molto sospettosa. Otello sarà un passo dal cedere alla proposta di Lello Troncone. Cerruti, intanto, facendo credere di voler stare accanto all'ex vigile, si presenterà a sorpresa a casa di Michele. Mentre Ferri continuerà a tenere d'occhio Luigi, Valerio tenterà di distendere i rapporti con la Giordano. Vera, sempre più sotto pressione, arriverà a compiere un gesto dalle conseguenze estreme. Nico metterà in guardia Diego da Beatrice, mentre Filippo riuscirà finalmente a restituire il denaro a Otello. Lunedì 17 settembre 2018. Valerio è molto preso da Elena e sembra davvero interessato a conoscerla. Roberto Ferri crede che Luigi Morace sia l'amante di Vera. Quando scopre che lavora presso il circolo come cameriere, decide di presentarsi lì per provocarlo. Otello, sempre più dipendente dal gioco, chiede un grosso favore a Filippo: non investire più il denaro che gli aveva dato. Martedì 18 settembre 2018. Roberto continua a tenere Luigi Morace sotto stretta osservazione. Vera decide di fare una mossa decisiva per provare a rendere Roberto più docile, ma le cose non vanno come previsto. Otello pretende la restituzione del suo denaro da Filippo. L'uomo, messo sotto pressione, prende una decisione molto difficile. Giulia è partita e la sua mancanza suscita nostalgia nei suoi cari. Mercoledì 19 settembre 2018. Valerio fa un passo importante verso Marina e prova a distendere le tensioni con lei. Roberto tempesta Vera di domande, ma non si accontenta dalle sue risposte evasive e tenta di avvicinarsi alla verità, drammatica quanto clamorosa, che la giovane gli sta tenendo nascosta. Filippo deve restituire il denaro a Otello, ma non sa come fare. È costretto ad affrontare un grosso sacrificio. Decisa ad ottenere l'aiuto di Renato, Angela cerca uno stratagemma valido. Ma come farà a raggirare le continue resistenze di Franco? Giovedì 20 settembre 2018. È arrivato il giorno dell'udienza di Elena contro Enriquez. L'avvocato tenta di metterla sotto pressione ed intimidirla. Serena scopre che Filippo non porta più al polso il suo orologio di valore e pretende le dovute spiegazioni. Otello, bisognoso di soldi, è vicino a cedere alla proposta fattagli da Lello Troncone. Cerruti, fingendo di voler stare accanto all'ex vigile, si presenta a sorpresa a casa di Michele. Venerdì 21 settembre 2018. Vera, sempre più agitata e sotto pressione, arriva a compiere un gesto disperato, dalle estreme conseguenze.
è un duro momento per Elena. Va in scena la resa dei conti tra lei e l'avvocato Enriquez. Per lui si mette molto male. Nico, dopo aver scoperto che Diego frequenta Beatrice, lo mette in guardia da quest'ultima. Filippo restituisce finalmente i soldi ad Otello. Anticipazione un posto al sole, puntate di fine settembre-ottobre 2018. Scene inedite sull'omicidio di Veronica Viscardi. Un po' di tempo fa vi avevamo parlato del ritorno di Veronica Viscardi, sotto forma di fantasma o nei sogni di qualcuno, e che a breve avremmo scoperto particolari inediti quanto agghiaccianti in merito al suo omicidio. Giorni fa, Vera, messa sotto pressione da Luigi Morace, devastata dai sensi di colpa e da continui squilibri emotivi, avrà delle allucinazioni e le sembrerà di rivedere la zia in carne e ossa. La giovane, come ben sapete, viene continuamente ricattata da Luigi, che ha intenzione di impossessarsi di tutte le sue ricchezze. Ancora non è chiaro se l'uomo sta agendo da solo oppure se è manipolato da qualcuno. Stando a quanto si vocifera in rete, Morace, che ricordiamo è un cameriere del circolo dove si è tenuta la festa, finita poi drammaticamente, della defunta Viscardi, ha assistito alla scena dell'assassinio. E anziché recarsi dalla polizia per denunciare il tutto, ha preferito ricattare Vera per i suoi scopi personali. Purtroppo la ragazza, ormai distrutta psicologicamente, nelle prossime puntate andrà a commettere un gesto estremo. Tenterà di suicidarsi? Vedremo. Dopo la dipartita del suo controverso personaggio, l'attrice Caterina Vertova ha girato delle scene inedite che aiuteranno meglio noi fan a ricostruire il crimine. Roberto Ferri, intanto, proprio nelle prossime puntate, inizierà a pedinare Luigi Morace, dopo averlo addirittura scambiato per l'amante di Vera. E nel tenerlo d'occhio, cosa scoprirà? Ritorneremo sicuramente su questa appassionante vicenda per offrirvi spoiler sempre più interessanti. Anticipazione un posto al sole, prossime storyline. Adele ci sorprenderà. Luigi garantirà nuove sorprese. Nei prossimi appuntamenti in onda su Rai 3 proseguirà la conoscenza tra Beatrice e Diego. Quando Nico scoprirà che il ragazzo sta frequentando l'avvocatessa e che è innamorato di lei, come già spoilerato, tenterà di mettere in guardia il suo amico dalla ragazza. Insomma, anche per il figlio di Raffaele e la Lucenti inizieranno i guai. Non sappiamo ancora se la scoperta della natura del loro legame porterà scompiglio anche tra gli altri amici e conoscenti dei ragazzi, ma quel che è certo è che continueranno ad essere al centro della scena, proprio come Nico e Susanna e i genitori di quest'ultima. Entrando nei dettagli, sappiamo che non sarà soltanto Manlio a far parlare di sé, bensì anche sua moglie Adele, rimasta un po' in penombra. Adele, negli episodi autunnali, acquisterà sempre più importanza, la sua presenza si farà sentire sempre di più e arriverà addirittura a stupirci. Forse gli autori hanno pensato ad una storyline che la vedrà come assoluta protagonista? Vedremo. E adesso torniamo a parlare di Luigi Morace, il giovane ricattatore di Vera, davvero Darkman, creerà sempre più dolore nella vita della giovane Viscardi, arrivando a renderla sempre più triste e instabile, fino a portarla a compiere un gesto estremo. Luigi, in maniera del tutto imprevedibile, non lascerà dormire serenamente qualcuno, e pare non soltanto Vera. Il thriller dell'estate, in altre parole, continuerà a garantire sorprese e contraccolpi che ci terranno sul filo del rasoio anche in autunno. Approfondiremo al più presto tale vicenda per offrirvi news sempre più aggiornate e ricche di particolari. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.